Vediamo ora la propagazione degli errori nel caso della misura di un'area. Per esempio l'area di un tavolo di cui sono noti lati A e B. Siccome è un prodotto, una moltiplicazione, l'area è una moltiplicazione, allora la propagazione degli errori si fa come prima con la densità, cioè si fa come nelle divisioni, cioè si sommano gli errori relativi. Cioè dovremmo sommare gli errori relativi dei due lati. Immaginiamo che i lati abbiano queste misure, che sono le stesse che abbiamo visto prima, e cioè 55,5 cm, ottenuti con tre riporti di un righello, commettendo in ciascun riporto un errore di 1 mm. Quindi, alla fine dei tre riporti, l'errore su questa misura di lunghezza sarà di 3 mm. E infatti, ecco qua il valore 55,5 più o meno 0,3 cm. L'altra misura di lunghezza, 32,5 più o meno 0,2 cm, è quella che avevamo visto prima con due riporti del righello millimetrato, quindi alla fine l'errore commesso è di 2 mm, 32,5 più 0, più o meno 0,2 cm. Dunque questi sono i nostri dati di partenza, le lunghezze dei due lati. L'area si calcola immediatamente moltiplicando 55,5 per 32,5 cm e alla fine fa 1803 rotti centimetri quadrati. La domanda, come al solito, è: qual è l'incertezza da associare a questa misura, cioè delta S? Questa qua è la nostra incognita. Come detto prima, dobbiamo sommare gli errori relativi sui lati, quindi cominciamo a calcolare l'errore relativo sul primo lato. L'errore relativo, come sempre, è di quanto sbagliamo la misura, 0,3 cm, diviso la misura del primo lato, 55,5. Come sempre, le unità di misura vanno via. Il risultato è un numero, questo numero è 0,00, approssimiamo qui, quindi diventa 541. Perché quando si sopprime un 5, l'arrotondamento si fa per eccesso. Espresso in formato percentuale, anzi in formato per 1000, questo errore relativo corrisponde a un circa 5 per 1000. Cioè vuol dire che 5,4 parti su 1000 di questa misura, di questi 55,5 cm, sono imprecisi. Le 5,4 parti su 1000 sarebbero i 3 mm. Facciamo la stessa cosa con l'altro lato, l'errore relativo, quindi 0,2 cm diviso 32,5 cm, e il risultato fa circa il 6 per 1000, vuol dire che circa 6 parti di questi 32,5 cm, 6 parti corrispondono a questi 2 mm qua, sono imprecisi. Poi sommiamo questi errori relativi. E questo è il risultato, più o meno 5,5-6%, 6 per 1000 fa all'incirca il 12 per 1000. Quindi il 12 per 1000 è l'errore relativo sulla superficie complessiva, cioè sull'area. Infatti, sommando gli errori relativi dei due lati, epsilon A più epsilon B, otteniamo l'errore relativo sull'area. Questo vuol dire che l'area è imprecisa con circa un 12 per 1000. 1,2% sarebbe di incertezza. Questo però è l'errore relativo, noi invece dobbiamo calcolare l'errore assoluto dell'area. Ricordando che l'errore relativo è l'errore assoluto diviso l'area stessa, allora ricaviamo con la formula inversa l'errore assoluto, moltiplicando epsilon S, l'errore relativo, questo valore qua, per S, cioè per il valore dell'area. E non dimentichiamo che l'errore relativo non ha l'unità di misura, ma l'area sì, e quindi dobbiamo rimetterci centimetri quadrati. Quando andiamo a fare la moltiplicazione tra questo numero, l'errore relativo, e quest'altro che è l'area, otteniamo 20,85 centimetri quadrati. Un tipico errore degli studenti è che si dimenticano di riscrivere l'unità di misura quando moltiplicano per l'area. E anche qua non la riportano. A questo punto la propagazione degli errori è finita e la misura finale della nostra area è 1803,75 cm quadrati, più o meno questa incertezza che abbiamo calcolato, incertezza dell'area 20,85 cm quadrati. La propagazione degli errori è finita, ma la misura non è ancora scritta nel modo corretto. Infatti l'incertezza non ha una cifra significativa, come dovrebbe, ma ne ha 4, quindi dobbiamo togliere
delle cifre. Però non è che possiamo far diventare questo numero 2, perché altereremmo il valore da circa 21 a 2, cioè avremmo un'incertezza 10 volte più piccola. Allora ci sono due modi per togliere tre cifre a questo numero e lasciarlo così con una cifra sola. Un modo è quello di utilizzare il formato scientifico, mettendo per esempio fuori della parentesi, raccogliendo qua fuori un 10 alla prima. Così che all'interno della parentesi questo 1803 diventa 180 e questo 20 diventa un 2,0. A questo punto possiamo togliere le tre cifre decimali dall'incertezza applicando la prima regola e così rimane una cifra sola, il 2. Poi aggiustiamo la misura, siccome l'incertezza non ha più cifre decimali, neanche la misura deve averle, quindi togliamo le cifre decimali anche alla misura e il risultato finale è 180 più o meno 2 per 10 alla prima centimetri quadrati. Un altro modo per risolvere il problema delle troppe cifre significative è quello di cambiare l'unità di misura, passare per esempio a un'unità di misura più grande come i decimetri quadrati. Allora, facendo l'equivalenza, entrambi questi numeri diventano 100 volte più piccoli, cioè la virgola va spostata di due posti a sinistra, quindi questo 1803 diventa 18 e questo 20 diventa un 0,2. Adesso applichiamo di nuovo la prima regola, togliamo queste tre cifre superflue e rimane una sola cifra, 0,2, e poi aggiustiamo la misura lasciando le stesse cifre decimali dell'incertezza. L'incertezza ha una cifra decimale, la misura lasciamo una cifra decimale. Entrambi questi modi di scrivere la misura finale sono corretti o utilizzando i decimetri quadrati come abbiamo visto adesso, 18,0 più o meno 0,2 decimetri quadrati, oppure utilizzando il formato scientifico 180 più o meno 2 per 10 alla prima centimetri quadrati. Naturalmente, come sempre, una misura è rappresentata da un intervallo. La misura non è mai infinitamente precisa, quindi l'area non è 18,0 decimetri quadrati. 18,0 è solo il valore centrale di un intervallo che va da 17,8 a 18,2 decimetri quadrati. L'area del nostro tavolo può essere un qualsiasi valore che si trova compreso all'interno di questo intervallo.